Salve! Qualche tempo fa su Instagram un iscritto mi aveva posto una domanda che può sembrare banale, ma tutto sommato non lo è neanche più di tanto, perché se ricordo bene, anche io le primissime volte che andavo in pista non sapevo mai cosa portare, se questo era fondamentale, se questo mi occupava solo spazio, se magari mi dimenticavo qualcosa di importante. Mi son detto, un video del genere non l'ho ancora visto, e visto che tanto su YouTube c'è tanta di quella merda, un altro video di merda in più, non credo che possa essere un grande problema per le persone, quindi ho detto facciamolo. Di conseguenza in questo video qua parleremo di cosa c'è dentro la mia borsa da pista. Quello che metto io nella mia borsa non è detto che possa servire a voi, nel senso che io ormai faccio solo pista e quindi nel corso dei mesi ho cercato sempre di arricchire l'attrezzatura che mi porto in pista per poter essere il più indipendente possibile. Le prime volte che magari non ero ancora deciso appunto se fare solo pista, se fare un misto strada pista, che andavo a scrocco con il mio amico Corrado, e ovviamente ringrazio e ringrazierò sempre, sia per quanto riguarda il trasporto sia per quanto riguarda gli accessori. Quindi quello che voglio dirvi è, se siete ancora alle prime armi, se non avete ancora capito se il solo pista può essere la vostra vocazione, inutile andarsi a fiondare su internet e a comprare il mondo spendendo una barcata di soldi. Vi mettete d'accordo con l'amico pistaiolo che va più spesso, vi fate prestare degli accessori, ovviamente glieli trattate bene, sennò questo vi manda a fanculo, visto che comunque è una passione abbastanza costosa. Tutto quello che ci gira intorno è costoso, sarebbe un peccato andare a sprecare soldi senza poi appunto sfruttare il tutto. Cosa c'è dentro la mia borsa da pista? Dunque, dovete assolutamente portarvi dietro qualche attrezzo, perché si spera mai di non dover aver bisogno, ma fanno sempre comodo anche per le minime cagate. Io mi porto sempre dietro un nastro isolante nero che vi salverà dalla maggior parte dei problemi. Un'altra cosa che vi salverà in ogni tipo di situazione sono le benedettissime fascette da elettricista, set di chiavi a brugola, un set di cacciaviti, una pinza, un tronchesino, una forbice, tutto quello che riguarda l'attrezzatura basilare, ma che è sempre utile portarvi dietro. Per quanto riguarda la moto, quello che starò per dire molto probabilmente voi mi direte: ma sei scemo? Ma credetemi, è capitato che qualcuno se la dimenticasse, e credetemi che svegliarsi alle 5, arrivare nel paddock alle 7 e rendersi conto che questa cosa non si ha, non è bellissimo. Ed è questa cosa qui la chiave della moto, veramente. Può sembrare banale, ma la prima cosa che dovete mettere nello zaino è la chiave della moto. Io mi porto sempre dietro lo spray per la catena. Solitamente, quando so che andrò in pista, il giorno prima, quando mi preparo il tutto, scendo giù e sgrasso e ingrasso la catena ad ogni uscita. Io lo faccio perché sono malato di mente e perché ci tengo, ma siccome c'ho sempre l'ansia di metterne fin troppo, mi porto sempre dietro il mio spray, così a fine di ogni turno controllo se la catena è ancora ingrassata per bene, e se la sento secca ci do una bella spruzzata. Nel mio caso, che ormai utilizzo solo gomme in mescola, mi porto dietro ovviamente le termocoperte. Per poter usare le termocoperte si è obbligati a portarsi dietro un'altra serie di accessori, che sono una prolunga. Per esperienza vi consiglio di prenderla da 20 metri, così siete sicuri che in ogni punto del paddock dal quale prendete corrente ci arriverete tranquillamente con la vostra prolunga. Io ovviamente i soliti acquisti alla Ste 89 l'ho acquistata da 10 metri. Mi è capitato diverse volte che i 10 metri non mi sono bastati. Quindi se posso consigliarvi, prendetela da 20, così state sereni. Per poter utilizzare la presa elettrica del paddock della pista avete bisogno del riduttore delle prese. Perché? Perché gli ingressi della corrente dei paddock delle piste sono a presa industriale, quindi avete bisogno di questo adattatore qua, che dalla presa industriale vi fa uscire la
spina classica a tre poli. A questa spina ci attaccate ovviamente la vostra prolunga. Alla prolunga che arriverà sotto il vostro gazebo ci attaccherete una multipresa, una banalissima ciabatta, e alla ciabatta vi collegherete con le due prese delle termocoperte. Chiaramente per poter usare le termocoperte ovviamente la moto deve essere sollevata. Per sollevare la moto c'è bisogno dei due cavalletti, anteriore e posteriore. Un altro consiglio, soprattutto per chi ha Ducati, è portarsi sempre dietro un chilo d'olio, così non si sbaglia mai, e qualche bullone, così per ogni evenienza si è sempre pronti. Fondamentale, fondamentale il manometro. Manometro in pista è ancora più importante della benzina, perché lo sapete meglio di me, chi non lo sa, se lo segni in pista le pressioni vanno controllate. Appena si arriva, se si viene da pressioni stradali, si abbassano. Non cercate nei vari forum o nei vari gruppi Facebook le pressioni. Le pressioni si trovano nei siti ufficiali dei produttori delle gomme, mi raccomando, perché quello dice di tenerle a 2,3, l'altro dice no, 2,3 sei un pazzo, tienile a 1,8, l'altro dice no, 1,2. Andate sul sito del produttore e state serenissimi. Mi raccomando, la pressione prima di entrare e appena uscite dal turno. Alla fine del turno non dovete neanche tirarvi via il casco, controllate le pressioni in modo tale da vedere se siete nel range corretto. Io ultimamente mi porto anche un mini compressorino. Questo perché? Perché mi accorgo che dopo un'ora di termocoperte non sono abbastanza gonfie, evito di staccare le termocoperte, mettere giù la moto, andare dal gommista, chiedergli se ha un manometro, chiedergli se ha un compressore, o evito di girare per il paddock a chiedere chi ha un compressore. Ho il mio compressorino e utilizzo quello. So che un amico l'aveva preso, mi sembra su Amazon, comodissimo, ha detto che le batterie durano una vita e mezzo e se non ricordo male l'ha pagato intorno ai 50 euro, ed è, credetemi, una cosa molto ma molto comoda per il gonfiaggio sia per lo sgonfiaggio. Chiaramente non fidatevi del manometro che c'è su questi compressorini qua, perché di solito fanno cagare e non sono precisi per niente. Compratevi un manometro a parte come si deve. Un'altra cosa, se non volete fare solo un turno e poi andare a casa, una tanica di benzina. Come sempre gli acquisti all'Aste 89 sono sempre perfetti. Ho preso una tanica da 20 litri, che quando la riempio praticamente è inutilizzabile perché è enorme e pesa 600 kg e ogni volta che devo mettere la benzina nella moto è più quella che va fuori che quella che va dentro il serbatoio. Di conseguenza, se posso consigliarvi, o ve ne prendete due piccoline da 10 litri, poi chiaramente è in base ai consumi della vostra moto, oppure vi prendete quei mega imbutoni che si mettono direttamente nel serbatoio e schiacciando esce la benzina, oppure con un dosatore normalissimo. Degli accessori sono fondamentali quasi quanto la benzina sono un gazebo e una sedia. Il gazebo e la sedia vi salveranno soprattutto nei mesi caldi. La sedia vi salverà in ogni mese caldo e freddo, perché quando si esce dal turno non si ha neanche la forza di parlare e la sedia vi salva la vita. Andate da qualsiasi Decathlon, qualsiasi posto dove vende sedie da campeggio o sedie in plastica normalissime, ve la mettete in macchina, poi mi direte se non vi salverà la vita. Sottotuta, il sottotuta, non c'è bisogno per forza di prendere quello super tecnico della marca famosissima che usa Valentino, quello che costa 90 euro. Basta anche banalmente una magliettina tecnica del Decathlon che costa 5 euro, ma credetemi che anche quella vi salva l'esistenza, perché tirarsi via la tuta dopo un turno anche solo con 25 gradi senza avere una maglietta a manica lunga che fa scivolare la tuta, credetemi che è impossibile. Una quantità di acqua immane, perché soprattutto nei mesi caldi l'acqua è un'altra cosa che vi salverà la vita. E poi i documenti, la targa della moto, documenti della moto, carta d'identità, la patente, chiaramente soldi
tanti tanti soldi, quelli, anche quelli sono fondamentali. Se durante il corso della giornata voi avete tutte le vostre cose e non dovete andare in giro per il paddock a chiedere una mano, a chiedere una chiave, a chiedere una brugola, che la valutazione dell'intera giornata sarà sicuramente, oltre a tutti gli altri fattori, positiva. Quindi io spero che il video possa esservi di aiuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se mi sono dimenticato qualcosa, molto probabilmente me la sono dimenticata, e ci vediamo a un prossimo video, ragazzi. Ciao.